Buon pomeriggio, gentili signore e signori, dal Palasport Comunale di Sandrigo, via Capitello. Vi parla Fausto Pozzan, dove con le riprese di Franco Albanelli. Sta per iniziare la finale della Federation Cup, manifestazione voluta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici per consentire alle squadre che hanno terminato anzitempo i loro impegni stagionali per quanto riguarda i play-off, quindi la fase decisiva delle diverse competizioni, di continuare a praticare un'attività con un torneo in palio. E la manifestazione da questo punto di vista ha trovato adeguato riscontro. Sono arrivate qui a Sandrigo 8 formazioni da tutti i campionati a rappresentare la Serie B, c'era il Siena, a rappresentare la Serie A2 c'erano Pico Mirandola, Novara, lo stesso Sandrigo, a rappresentare la Serie A1 Sarzana, Bassano e Trissino. Questi risultati dei quarti di finale: il Sarzana si è qualificato per le semifinali battendo l'Azzurra Novara per 11-2, il Bassano si è imposto sulla Polisportiva Pico Mirandola per 4-1, il Trissino ha liquidato con un perentorio 11-2 la FP Giovinazzo e infine il Sandrigo, la squadra di casa che ha organizzato questa manifestazione, si è imposta sul Siena per 13-2. Le semifinali si sono disputate questa mattina, sicuramente il caldo non ha agevolato le prestazioni degli atleti che comunque non si sono risparmiate, hanno dato vita ad incontri vibranti e molto accesi dal punto di vista agonistico ed emozionanti, con vittorie di misura in entrambi i confronti. La prima semifinale ha visto la vittoria del Bassano che si è imposta per 6-5 su un coriaceo Sandrigo. Il gol vincente è stato realizzato dal numero 58 del Bassano, aveva scuccato a 47 secondi dal termine del secondo tempo supplementare, a testimonianza di una partita che è stata assolutamente incerta ed equilibrata fino all'ultimo. Altrettanto incerta la seconda semifinale, che ha visto un confronto tra squadre di Serie A1, Sarzana e Trissino. Si sono imposti i primi, i Liguri, per 4-3, con la rete vincente realizzata dal loro allenatore e giocatore Francesco Dolce a poco meno di 2 minuti dal termine della partita. Quindi è una finale che vedrà affrontarsi due squadre di A1. I precedenti stagionali parlano di una vittoria a testa. Al debutto in campionato Bassano si è imposto di misura, mentre alla prima di ritorno Sarzana ha battuto nettamente la formazione giallorossa quest'anno allenata da Massimo Barbieri. Quindi assolutamente il pronostico non è facile farlo, anche se va detto che Bassano, rispetto alla squadra che ha disputato la Serie A1 conclusa al quinto posto in regular season, annovera parecchie assenze. Capitan Panizza e la coppia di stranieri Neves e Giulia che si è accasato tra l'altro al Reus Deportivo, mentre Neves dovrebbe essere confermato. È pur vero che anche Sarzana avrà qualche assenza, su tutte Rubio, e quindi è giusto non aggrapparsi alle assenze e godersi invece uno spettacolo che, seppur disputato il 10 di giugno, potrà essere tale, perché siamo sicuri che le squadre ci terranno a imporsi e nessuno vorrà regalare nulla. Bassano peraltro ha annoverato in quintetto il portiere Mauro Dalmonte, uno degli estremi difensori più forti della Serie A1, al pari comunque dal collega Simone Corona per il Sarzana, e due giocatori del calibro di Nicolas Barbieri e Andrea Scuccato, spesso nel quintetto di partenza nella stagione che si è appena conclusa. Con loro giovani di prospetto come Mattia Baggio, lo stesso Elia Canesso e anche il figlio d'arte Leonardo De Gerone. Comunque diamo lettura completa della formazione giallorossa: il portiere è Mauro Dalmonte con il numero 18, gli esterni sono Mattia Baggio con il numero 7, Filippo Menon con il numero 33, autore di una pregevole rete nel match con il Sandrigo, Nicolas Barbieri con il numero 17, Leonardo De Gerone con il 39, Antonio Alessandro Bertollo con il numero 74, reduce uno dei componenti della formazione che è reduce dal secondo posto ai campionati italiani Under 17 che si sono disputati proprio la settimana scorsa in quelli di Follonica. Poi Elia Canesso con il 47, Andrea Scuccato il numero 58, sicuramente l'uomo del match della semifinale con le sue 5 reti, 3 delle quali su tiro libero diretto, hanno sicuramente orientato positivamente il match per la squadra allenata da mister Barbieri. Il secondo portiere è Davide Merlo con il numero 30. Risponde il Sarzana, che ha evidenziato la buona condizione tecnica dei propri atleti e anche l'esperienza, che a loro non difetta di certo, con Simone Corona, numero 10,
Andrea De Inite da Viareggio che ha realizzato il secondo gol nella sfida vinta poi con il Trissino per 4-3. Francesco Dolce, che è il giocatore allenatore numero 5, è realizzatore del punto decisivo a poco più di 2 minuti dal termine del secondo match di semifinale. Abbiamo poi Sergio Sfesta appunto con il 9, che ha realizzato la prima rete, anche quella è una rete di pregevole fattura, un tiro di prima su assist mi sembra di Borsi che è il capitano di questa squadra, Davide Borsi con il numero 11. Poi c'è Emanuele Paoletta con il 20, Antonio Zanfardino con il numero 77, Mattia Rispogliati con il numero 84, Francesco De Rinaldi, figlio del Papa Paolo, il tecnico del Prato e già del Lodi un paio d'anni fa, con cui vince la Coppa Italia, e secondo portiere è Alessio Bianchi, allenatore abbiamo detto Francesco Dolce, allenatore giocatore. Per quanto riguarda la direzione di gara è affidata la coppia Fontana Brambilla, a disposizione l'arbitro ausiliario è Claudio Ferraro e al conteggio dei secondi di 45 per la finalizzazione delle conclusioni nel tempo limite il signor Luna Luigi di Bassano del Grappa. Buon divertimento a tutti, match che si annuncia sicuramente atteso, discreta la presenza di pubblico, calcolando che siamo al 10 di giugno, Bassano in maglia bianca a bordi giallo-rossi, la società che ha organizzato quest'atto finale di questa manifestazione, Sarzana nella classica divisa rossonera, ultimi convenevoli prima del fischio d'inizio di un match che è sicuramente atteso e che segnerà la fine, il termine ufficiale della stagione agonistica 2017-2018, che per quanto riguarda le categorie senior ha visto la vittoria dello scudetto da parte dell'Amatori Vasca in Lodi, la vittoria della Coppa Italia che è stata conquistata dal Follonica, la Supercoppa invece è stata vinta dal Forte dei Marmi. Per quanto riguarda le squadre promosse dalla Serie 2 e dalla Serie 1, il Sandrigo, che tra l'altro ha vinto il campionato con largo anticipo, Vercelli la seconda qualificata in Serie 1, Sandrigo che ha anche vinto la Coppa Italia di Serie 2. Le promosse dalla Serie B sono Trissino e Prato. Vedremo poi quindi chi metterà le mani su questo trofeo, che è alla sua prima edizione e che è stato fortemente voluto dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Vedremo le scelte del quintetto base, pare quasi obbligata la scelta del tecnico di Sarzana, che si affida all'esperienza e alla compattezza di una formazione che comunque ha conquistato il 10° posto in regular season, fallendo l'accesso ai playoff per un paio di punti. Quindi Simone Corona in porta, poi De Rinaldi, Sfesta, Dolce e De Inite, con Borsi a comporre il quintetto di Sarzana. Mentre per quanto riguarda Bassano, le scelte di mister Barbieri vanno su Mauro Dal Monte in porta, Nicolas Barbieri con il numero 17, Mattia Baggio con il 7, Elia Canessa con il 47, Andrea Scuccato 58, su cui sono riposte molte delle speranze dei supporter bassanesi. Vedremo se il numero 58, figlio d'arte, figlio di Maurizio, protagonista con la nazionale di Massari negli lontani anni 70 della vittoria di un titolo juniores e protagonista di grandi epiche battaglie nel corso degli anni 80 sempre con la maglia giallorossa. Maurizio Scuccato, classe 58, in onore e in suo onore Andrea ha scelto il numero di maglia appunto il 58. Il Sarzana schiera il numero 10 Corona, il numero 88 De Rinaldi, il numero 3 De Inite, il numero 11 Borsi e il numero 9 Sergio Festa. Sergio Festa che ha sbloccato la sfida equilibrata e avvincente con il Trissino che si è battuto da par suo, ma ha dovuto soccombere. Per il 4-3 finale.
Tutto è pronto, con qualche minuto di ritardo. Inizia la finale della Federation Cup. Possesso per Sazan. Borsi supera Canesso di giustezza. Cambio difensivo, la conclusione rimpallata dalla difesa bassanese, ma sarà ancora possesso per Sazana. De Rinaldis, Borsi al centro, intercetta il tentativo di assist Baggio per Bassano. Ripartenza veloce della squadra di Mister Barbieri, doppio scambio tra Baggio e Canesso. Ora Canessa a manovrare, a prendere spazio da lontano, il passaggio lungo per Baggio a difendere palla nell'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco bassanese, la finta di tiro di Elia Canesso, classe 97, ora scuccato, è entrata nell'area avversaria, preferisce il possesso palla Bassano nella circostanza, il tentativo di conclusione è di Nicolas Barbieri, ma la retroguardia sarzanese intercetta il tiro. Riparte quindi la squadra allenata da Francesco Dolce con Veinit che finta il tiro dietro la porta, arretramento compatto della difesa bassanese. Festa a fintare il tiro, il servizio per Borsi, ancora De Rinaldis, Borsi, capitan Borsi a smistare e a proporsi per un passaggio facile ai compagni, le finte di tiro di Borsi, non si lascia ingannare Baggio nella circostanza, ora, la conclusione ora c'è, ma Elia Canesso intuisce le intenzioni dell'avanti ligure e quindi consente il possesso alla propria squadra. Scuccato per Barbieri, Canesso, Bassano che ha iniziato a ritmi discreti, Baggio, la conclusione di Barbieri sopra la traversa, ma il signor Brambilla giustamente vede una deviazione, ci sembrava anche a noi la parata quindi di Simone Corona, anzi no, l'ennesimo chiarimento, e allora possesso per Sazana e si riparte. Borsi lasciato libero colpevolmente, Borsi è uno capace di colpire con queste conclusioni dalla distanza, c'è stato un qualche attenzione, una palla vagante in area, Canisso aveva cercato l'assist per Baggio che per poco non si avventa sulla sfera alla deviazione vincente. Siamo dall'altra parte con Deinite, controllato da Baggio per Borsi dietro porta. Sazana è abilissimo a cercare l'uomo smarcato davanti alla porta per la deviazione vincente, anche un solo tocco, quello che basta, ecco come in questo caso. De Rinaldi sa di anticipare la giocata difensiva, a tentare la deviazione ed ecco la porta. Ed ecco, questa è un'altra dimostrazione, ma il signor Brambilla annulla e fa presente a tutti che, essendo stata richiesta la distanza, bisogna attendere il suo fischio. Comunque, prima di questa rete annullata, avevamo ammirato la capacità di Sarzana di cercare la deviazione sotto porta, magari nelle conclusioni da lontano, così come era stato il tentativo di De Rinaldis. Attenzione, quindi ora verifica della distanza regolamentare, si attende il fischio ed è per questo motivo che era stata annullata la rete di Sarzana, che comunque continua a premere. Ora scuccato a mettere pressione a Borsi, il servizio per De Rinaldis che finta il tiro e cercava l'uscita dietro porta di Festa, sono tutte combinazioni che riescono a giocatori che hanno una amalgama tra di loro e che si conoscono a memoria, ne sa qualcosa il Trissino, almeno due delle quattro reti sono state frutto proprio di assist e tiri di prima. Attenzione qui in questa occasione di Canesso, stop e tiro, forse ha ritardato la conclusione ma era parecchio efficace, poi qui in ripiegamento Barbieri va a prendere palle, no look per il passaggio per Mattia Baggio, si propone ora Bassano, la palla all'indietro per Andrea Scuccato, numero 58, va a puntare De Rinaldis, non lo supera, sfrutta però il movimento di Baggio, Barbieri il tentativo, il testa a testa con Corona che è uscito in diagonale, gli ha chiuso la traiettoria. Le squadre stanno cercando di superarsi ricorrendo a un gioco organizzato, possesso palla possibilmente organizzato per entrambe le compagini, con Sazana che cerca di mettere un uomo davanti al portiere per la deviazione volante, Bassano può anche tentare le conclusioni da fuori. Attenzione a Baggio, ottima l'iniziativa di Baggio, Simone Corona non si fa sorprendere,
21 minuti al termine della prima frazione di gioco, intanto 0-0 di questa finale della Federation Cup, ritmi buoni nonostante il caldo. Le squadre vogliono superarsi con il gioco, facendo vedere che hanno un buon impianto, una buona amalgama, che lasci ben sperare anche magari per la prossima stagione, che vedrà sicuramente Bassano e Sarzana protagonisti in A1, così come Sandrigo, che la promozione in A1 l'ha conquistata al termine di questa stagione. Anche Trissino sta allestendo una formazione di tutto rispetto, con l'obiettivo naturalmente di conquistare i playoff. Tanto Borsi ha battuto velocemente una punizione, ha tirato addosso a Barbieri che è un po' sofferente, ha accusato il tiro sul pattino. Ancora Borsi a sfidare Baggio, l'entrata in area di Borsi dietro la porta, il servizio all'indietro per Deinite, ancora una volta Bassano pronto in difesa, pronta in fase difensiva la squadra di Barbieri, sta contraendo parecchi tiri tentati dagli avanti sarzanesi. Per adesso le difese erano la meglio sugli attacchi, anche se qualche conclusione è già stata scagliata verso la porta dei portieri, che ci sono ben disimpegnati finora. Un'altra conclusione, questa volta di festa, e questa volta è Dal Monte dimostra senso di piazzamento e tranquillità e sicurezza tra i pali. Ripartenza veloce di Bassano con Elia Canesso, il tiro raso terra a tentare di sorprendere fra le gambe Simone Corona, che però risponde da par suo. E allora siamo dall'altra parte con Borsi, numero 11, capitano della formazione ligure, che va a caccia di quello che probabilmente sarebbe il primo titolo della sua storia, da quel che ci risulta. Sarzana ha giocato anche una Coppa Cersi importante l'anno scorso e mantiene la categoria della Serie 1 da molti anni. Sicuramente gli farebbe piacere alla società del presidente Maurizio Corona vincere un titolo. Titoli che invece a Bassano può annoverare nel suo palmarès: due scudetti, tre Coppa Italia. Anzi, due Coppa Italia, scusate. Supercoppe, mondiali per club e la Coppa Cersi del 2012. Quindi sicuramente una squadra che dal palmarès nutrito, oltre alle vittorie nelle giovanili ovviamente. Attenzione a Borsi, la conclusione, la parata di Mauro Dal Monte. E allora Nicolas Barbieri, possesso per Bassano. Barbieri, Baggio, giro a tre della formazione di Massimo Barbieri. Baggio a portare palla, Canesso, Barbieri, la conclusione è murata da De Rinaldis. Sarà ancora possesso per Bassano, che ha 13 secondi per completare l'azione con un tiro in porta. Diversamente il possesso sarà di Sarzana. Il gioco a due tra Scuccato e Barbieri. Scuccato tenta di sfidare in uno contro uno De Rinaldis, che fa buona guardia. E dietro la porta, ora Scuccato, è scaduto il tempo dei 45 secondi. Ripartenza veloce di Sarzana, Bassano si è fatto sorprendere. Bassano si era fatto colpevolmente sorprendere, non ne ha approfittato la squadra rossonera ligure. Ma siamo già dall'altra parte con il tiro di Canesso e la parata di Simone Corona. Canesso sta scegliendo il tiro raso terra a mezza altezza per provare a mettere in difficoltà l'estremo difensore ligure, che finora ha risposto da par suo, così come si era prodotto in un'ottima prestazione questa mattina Simone Corona, portiere del Sarzana. Attenzione, ecco la tipica giocata di Sarzana al 17-21, il tiro di prima di Sergio Festa, lasciato colpevolmente libero al limite dell'area. Passa in vantaggio Sarzana con Sergio Festa, quindi dopo 8 minuti si sblocca il match. E così come nella semifinale con il Trissino, è Sergio Festa a rompere l'equilibrio. Attenzione, Bassano cerca subito di replicare con Andrea Scuccato. Dietro porta, il servizio per Baggio. La conclusione non lontana dai pali di Simone Corona, era una buona opportunità. Il tentativo di alza e schiaccia di dritto, di piatto di Scuccato. La ripartenza però di Sarzana, la conclusione
deviata, possesso per Sarzana. Sarzana non si può lasciare lo spazio libero davanti alla porta, perché si dimostra formazione letale, lo ha dimostrato con il gol del vantaggio di Sergio Festa. Attenzione Borsi, ottima la giocata di Borsi, semina il panico nell'area bassanese. E allora riparte Bassano con il suo numero 47 di Acanesso, sotto di un gol la formazione giallorossa. Equilibrio rotto dalla palla veloce da dietro porta di Rinaldi per Festa, che di prima intenzione non ha lasciato scampo a Mauro Dal Monte, che qui si propone una parata salva risultato, perché aveva fatto un'ottima azione anche in questo caso. Borsi ancora una volta un uomo libero davanti ad Almonte per la deviazione, che ha mancato di poco. È lo schema tipico di Sarzana, che ha così suggellato la vittoria contro il Trissino. Sta provando lo stesso tipo di approccio al match contro Bassano. La cosa gli sta riuscendo per ora, anche se sono trascorsi nemmeno 10 minuti dall'inizio della partita. 1-0 per Sarzana, il finale di questa Federation Cup. Barbieri a manovrare al centropista, e la conclusione di Canesso sulla deviazione. Si impossessa della sfera Andrea Scuccato, che va a subire fallo di squadra. 1-1 la situazione falli, 1-0 nel punteggio, è avanti Sarzana. La conclusione di Barbieri, attenzione, Baggio davanti alla porta, ha avuto un riflesso Corona sventando la minaccia, stava arrivando sulla respinta corta il numero 7 giallo-rosso. Avanti Sarzana allora, 15 minuti e 25 al termine della prima frazione dei Nite, a tentare di trovare lo spazio per un tiro. Borsi, Festa, la finta di tiro e poi la conclusione, non si lascia sorprendere Mauro Dal Monte. Borsi, affrontato da Elia Canesso, si disimpegna da par suo. Borsi ha dimostrato un'ottima tecnica in queste finali di Federation Cup, veramente bravo il numero 11 del Sarzana. Eccolo sfidare Canesso, se ne libera con una trottola, attenzione, tentativo di assist per De Rinaldi. Gioca bene Sarzana, assolutamente. Su una palla vagante però si avventa ora Andrea Scuccato per Bassano, che tenta una ripartenza veloce ma è raddoppiato nella marcatura da Borsi e Festa, che alla fine non ha ragione. Riparte Festa per Sarzana, la conclusione di Festa, la parata di Dal Monte. Bassano ha perso gli equilibri difensivi e ne sta approfittando la formazione ligure. Mister Barbieri intanto sostituisce Baggio con Menon, autore di una pregevole marcatura questa mattina nel match di semifinale con il Sandrigo. Ecco Menon, sbaglia il passaggio, ne approfitta De Rinaldis che riparte veloce, l'assist per De Nite, fa buona guardia nella circostanza Canesso. Sicuramente il caldo si sta facendo sentire, ma Sarzana ha avuto un migliore impatto sul match rispetto a Bassano. Sta sviluppando il suo gioco, sta cercando di mettere un uomo davanti alla porta, come in questo caso. Attenzione però che Bassano ha una buona ripartenza di 2 contro 1. Il tentativo di passaggio di ritorno di Canesso per Barbieri viene intercettato dal pattino del difensore. Attenzione, il raddoppio di Festa. Su deviazione, Festa va a raddoppiare, 13 minuti e 23. E quindi Sarzana allunga nei confronti di Bassano. Sfortunata nella deviazione la squadra giallorossa, il tiro è stato deviato dal difensore e Dal Monte a quel punto non ha potuto fare più nulla, non è riuscito ad abbozzare una parata. Bassano sotto nel punteggio 2-0, si riparte. Nicolas Barbieri, la conclusione, la parata di Simone Corona, il tiro da lontano di Barbieri era abbastanza precisa questa conclusione. La finta di tiro, il servizio per Canesso, il tiro raso terra, non si è fidato a tentare la conclusione di prima intenzione, che forse
avrebbe avuto maggior fortuna. Il numero 47, giallorosso. Comunque si riparte con il possesso per Bassano, che è sotto 2-0 nel punteggio. Sazanov è partita meglio in questa finale di Federation Cup. Va a recuperare sfera intanto Filippo Menon. Se ne impossessa Andrea Scuccato, è raddoppiato dietro la porta, si libera bene. Il passaggio all'indietro per Nicolas Barbieri. A servire Canesso, che parte da lontano. Ancora Canesso. La conclusione di Canesso sopra la traversa. Era nei paraggi Menon a sfruttare magari una deviazione o comunque lo stesso rimbalzo della sponda. Così non è stato però. E allora riparte Sarzana, avanti nel punteggio. 2-0, doppietta di festa. Anche se nella seconda rete è stata decisiva una deviazione. Il palo di festa. Sarzana sta veramente imprimendo il proprio marchio su questo match di finale di Federation Cup. È sicuramente soddisfatto Francesco Dolce, tra l'altro, che giocò a Bassano nella stagione 96-97, conquistando una finale di Coppa Italia, poi persa al cospetto del grande Novara. Canesso, la finta di tiro di Canesso, la conclusione, ma la parata di Simone Corona, che non si lascia sorprendere. Sicuramente festa per ora il migliore in campo, non solo per le segnature, ma per il contributo che sta dando sia in fase difensiva che di costruzione della manovra. Infatti si tratta di un giocatore dotato di una tecnica individuale sopraffina, che ha avuto la sfortuna di un periodo di squalifica, superato finalmente, l'ha lasciato alle spalle e si è rimesso a giocare. Ci si augura che le sue prestazioni possano contribuire magari anche al bene dell'hockey italiano in generale. Intanto c'è Deinite, il viareggino, primo anno a Sarzana quest'anno, che si è impossessato di una palla vagante. Sarzana in questo momento sta controllando agevolmente il match, Bassano non riesce ad alzare i ritmi. Attenzione, Deinite libero dietro porta, è stato cercato e trovato dal compagno. Sarzana che gioca a memoria, Bassano sotto nel punteggio e Sarzana che sta controllando il match con buone soluzioni. Vanno sempre a finalizzare senza improvvisare i giocatori di Francesco Dolce, sfruttando un assetto, un amalgamo che evidentemente possiedono anche per effetto di un'intesa affinata dopo una stagione che li ha visti protagonisti. Attenzione Barbieri, ora a sfidare uno contro uno Festa, che rientra. Menon per Nicolas Barbieri. Il blocco, l'accenno di blocco di Menon. L'uno contro uno di Scuccato, che tenta una magia, alzare la palla sopra la stecca dell'avversario e proporsi davanti a Corona, che ha fatto però buona guardia. Buono comunque lo spunto del numero 58 giallorosso nella circostanza. De Rinaldis, Borsi, Sarzana che sta rallentando e ne ha tutto l'interesse. A 9 minuti dal termine della prima frazione di gioco sta vincendo 2-0 la finale di Federation Cup. Non ci si può certo dar torto all'approccio tecnico-tattico della formazione di Francesco Dolce, che per ora è il padrone del match. Vedremo se Bassano riuscirà a imprimere un'accelerazione. Attenzione! De Rinaldis ancora una volta era arrivato per primo su quella pallina vagante davanti a Dalmonte. Bassano a ripartire, il tentativo di deviazione al volo di Canesso su assist di Scuccato, era una palla alta, non è mai semplice da controllare una pallina del genere. Canesso ci ha provato, non ha trovato la conclusione. Attenzione ora, bravo Borsi, trottola e tiro di interno parato da Dalmonte, ma bella la giocata del capitano sarzanese. Canesso ora dietro porta a cercare di imprimere un'accelerazione su questo match, che vede per ora Bassano sotto nel punteggio, ma due gol si sa nell'hockey pista sono rimontabili. E allora Bassano ci prova con Nicola Scuccato, Filippo Menon, Scuccato ancora,
a sfidare Borsi, la conclusione controllata da Corona e Scuccato beccato a commettere un'infrazione, e allora siamo a quota falli 2 per Bassano, 1 per Sazana, ma quel che è più importante, 2-0 per la squadra ligure, avanti possiamo dirlo meritatamente nel punteggio di questa finale di Federation Cup. Doppietta di Sergio Festa. Vedremo quali saranno le direttive dei tecnici, proviamo solo a intuirle. Credo che Dolce possa dirsi soddisfatto della prestazione sin qui sfoderata dai suoi atleti. Mentre Barbieri avrà necessità di correggere qualcosa, soprattutto in fase difensiva, perché Sarzana ha messo spesso un uomo libero davanti ad Almonte per le deviazioni ravvicinate. Si impongono le correzioni del caso nella retroguardia giallorossa. Per quanto riguarda l'attacco, Bassano non riesce ancora a imprimere le accelerazioni che spesso hanno consentito alla squadra di mister Barbieri di imporsi sugli avversari durante questa stagione. 7 minuti e 50 al termine della prima frazione di gioco. Sarzana avanti 2-0 nel punteggio, nessun cambio per quanto riguarda la formazione di Francesco Dolce, che è soddisfatto di quanto stanno facendo vedere i suoi atleti, che scambiano ora con Borsa e Denite. La conclusione di Borsi, la difesa bassanese alla meglio, con Canesso che va a pressare nel settore difensivo. Festa, alla conclusione di Festa, la parata di Dal Monte. Festa non si è lasciato per nulla intimorire dalla pressione di Canesso, è arrivato dalla parte opposta, ha scagliato un tiro che Dal Monte ha parato, ma non agevolmente peraltro. Ora c'è Benite che cerca di sorprendere l'estremo difensore bassanese. Bassano che è una buona ripartenza, combinazione Barbieri Menon Canesso, bravo Canesso a cercare Menon per la conclusione di prima intenzione, non ha trovato la porta di un nulla. Pregevole questa occasione. Attenzione, Nicolas Barbieri contrastato da Borsi, difende palla, va a servire Andrea Scuccato, e allora Filippo Menon nell'angolo basso del settore d'attacco bassanese, alla destra. Scuccato dietro porta, il servizio per Canesso, non tenta la conclusione ma va in sicurezza da Barbieri. Attenzione, era una buona opportunità questa per Menon, che ha tentato il tiro di prima. Bravo intanto Scuccato a recuperare sfera, tenta di liberarsi, ma ancora una volta Menon vicino alla rete dell'1-2. Buono l'impatto nel match di Filippo Menon, due conclusioni ravvicinate, sfortunato nella circostanza, mentre dall'altra parte c'è una azione in velocità con tocchi di prima che porta Francesco Dolce al tiro, è entrato Dolce al posto di De Rinaldis. Dolce che ha deciso la seconda semifinale stamani con il gol del 4-3, 2 minuti dalla fine. Ripartenza per Bassano, possibilità di 2 contro 2, Canesso a liberare spazio, la conclusione di Scuccato. Canesso aveva fatto blocco, Scuccato ha sfruttato lo spazio, è andato alla conclusione, non ha trovato la porta. Siamo quasi a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Sarzana avanti 2-0 nel punteggio, faglia di squadra 2 per Bassano, 1 per Sarzana. Match sostanzialmente corretto, ben interpretato dalle squadre nonostante il caldo. Canesso cerca di recuperare una palla ma la perde, la conclusione di Festa, la parata di Dal Monte a tentare il raddoppio,
Menon e Canesso, ma ci ripensano, perché con un giocatore come Sergio Festa non è il caso di raddoppiare senza preparazione adeguata di quel tipo di intervento difensivo. Allora De Nite per Festa, passaggio all'indietro per Borsi, che si è prodotto in giocate sicuramente di fino, denotando una buona condizione tecnica. Bella la giocata di Festa, che è andato a sfidare uno contro uno il difensore bassanese, ha tentato di sorprendere Mauro Dal Monte con un tiro accompagnato, però l'estremo giallorosso non si è fatto sorprendere, non era semplice questa parata. Ancora una volta bravo Festa, ma bravo anche al numero 18 giallorosso di mister Barbieri. Palla dietro porta, la va a recuperare Menon, caparbiamente, che contende il possesso a Borsi, cade il numero 33 bassanese, da conclusione tentata da Festa, rimpallata da Stuccato, attenzione, ancora Dal Monte, la palla danza pericolosamente davanti al portiere bassanese, siamo dall'altra parte con Elia Canesso, che si trova davanti il muro dei difensori rossoneri. Allora palla indietro, intanto è rientrato Mattia Baggio, è uscito Filippo Menon, che ha avuto un buon approccio sul match sfiorando la rete in un paio di occasioni. Si è mosso bene nel terminale offensivo Menon, una punta che sa fare i movimenti giusti in area, peccato per le conclusioni. Attenzione, ancora Baggio, in due occasioni Bassano ha migliorato sicuramente la qualità del proprio gioco negli ultimi minuti, è andato alla conclusione un paio di volte, è stato pericoloso, avrebbe bisogno di trovare una rete probabilmente prima della pausa, prodursi poi un grande sforzo nella ripresa. Intanto c'è l'infrazione commessa dal portiere giallorosso, la punizione per Sarzana, 3 minuti e 11 al termine della prima frazione di gioco, Sarzana mantiene il punteggio 2-0, time out qui da Sandrio, finale di Federation Cup. Il caldo sicuramente si fa sentire, vediamo che i portieri si fanno sventolare l'asciugamano per asciugare un po' il sudore. Match sicuramente gradevole, con squadre che hanno dimostrato una buona intesa, soprattutto Sarzana peraltro, giustamente è per ora avanti nel punteggio, anche se Bassano, specie negli ultimi minuti, ha avuto delle buone opportunità per riaprire il match. Per ora nelle salde mani di Sarzana. Gli arbitri stanno per ordinare la ripresa del gioco, avverrà con il fischio, come è normale che sia dopo un time out. Allora Dolce sulla sfera, il giocatore allenatore di Sarzana. Festa. De Rinaldis, Festa. Borsi. La conclusione di Borsi, ha tentato la conclusione. Attenzione, Dolce in area, libero, attenzione, Bassano stava capitolando per la terza volta, invece per fortuna di Bassano Andrea Scuccato è andato a recuperare sfera, ha tentato una sortita offensiva, è stato fermato, è ripartita Sarzana che preferisce ragionare. Mancano 2 minuti e 25 al termine della prima frazione, Sarzana avanti 2-0, è normale che voglia congelare il possesso per tentare di andare a riposo sul doppio vantaggio. Attenzione, arriva la terza rete, c'è una deviazione sfortunata, ma la rete viene assegnata a Dolce. 2-15, non ci voleva per Bassano sicuramente questa marcatura assegnata al numero 5, anche se c'è stata una deviazione decisiva di un difensore giallorosso. Ancora una volta però uomo libero davanti a Dal Monte, è l'impostazione
che Sarzana ha voluto dare a questo match e sta funzionando alla grande per la squadra di Francesco Dolce, che ha avuto quindi la soddisfazione del gol dopo aver realizzato il punto decisivo nella semifinale di questa mattina contro il Trissino. Bassano ora, la conclusione di Canesso, ribattuta dalla difesa rossonera. Canesso libero davanti a Corona, la conclusione anche di Baggio, niente da fare, Bassano un po' sfortunato. Riparte Sarzana, attenzione, Festa, rimpallata la sua conclusione, Bassano a ripartire, potenziale 3 contro 2, fa tutto Barbieri, entrata in area per Scuccato, tenta un alza e schiaccia, soluzione difficile, non riesce, 1.32 dal termine. Siamo dall'altra parte con Sarzana che a questo punto ha la partita in mano, 3-0 a 1.5 dalla fine, è sicuramente un'ipoteca mica da ridere, anche se stamani Sandrigo ha dimostrato che anche sotto di 3 si può rientrare nel match, e così è stato, da 4-1 per Bassano a 5-4 addirittura per Sandrigo. Ci è voluta la caparbietà di Andrea Scuccato per impattare prima e per poi andare a realizzare a 47 secondi del secondo tempo supplementare la rete, che ora trova anche Borsi a 1 minuto dal termine a premiare una prestazione sicuramente valida, quella del capitano rossonero. 4-0 per Sarzana, 1 minuto dal termine, Bassano annichilito da questo finale, cercava la rete che riapriva il match, Bassano ha trovato purtroppo la doppietta che lo sta mettendo sotto seriamente nel punteggio e sicuramente un'ipoteca sulla vittoria. Sarzana la sta mettendo proprio all'ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco e allora Bassano ci vuole pensare e tenta il possesso. Attenzione, palla vagante in area, la fa sua Corona, Borsi fa segno ai suoi di attendere, il lancio lungo colpisce inavvertitamente Festa, giocata dietro porta di Festa, si avventa sulla sfera Elia Canesso che riparte, tenta l'ingresso in area ma viene fermato da De Rinaldi. Siamo a 20 secondi dal termine della prima frazione di gioco, Borsi che decide che forse è il caso di fermarsi qui almeno per i suoi, oppure tenteranno l'ultimo tiro, il taglio di Borsi, Festa a sfidare Canesso, la conclusione fuori dallo specchio della porta di Mauro Dalmonte. Finisce qui la prima frazione di gioco e avanti Sarzana che mette una seria ipoteca su questa Federation Cup in virtù della doppietta di Sergio Festa dopo 8 minuti, dopo 12 minuti dall'inizio della partita. Nel finale una rete di Dolce, anche se complice una deviazione sfortunata di difensori bassanesi, e la rete al 24esimo di Borsi a premiare una buona prestazione del capitano sarzanese con un bel tiro d'interno. E quindi Sarzana è avanti 4-0 nel punteggio al termine della prima frazione di gioco di questa finale della Federation Cup 2017-2018. A risentirci per il secondo tempo da Fausto Pozzano.
bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, di questa finale della Federation Cup in programma a San Drigo, 10 giugno 2018. Grande caldo, ma anche grande volontà di superarsi della parte delle formazioni in pista, che hanno dato vita sicuramente una partita gradevole per quanto riguarda il primo tempo, con Sarzana che è avanti nel punteggio, diremo sicuramente con merito, in virtù della doppietta di Sergio Festa e delle reti di Dolce e Borsi. In serie di commento avevo sottolineato il fatto che Dolce era un ex bassanese, altrettanto a dirsi per Sergio Festa. Vedremo se sono alle viste dei cambi nelle formazioni. Sembra di sì, in particolare per quanto riguarda Bassano. Barbieri schiera ora il secondo portiere, Davide Merlo, il numero 30, che quindi va ad avvicendare Mauro Dal Monte. Mauro Dal Monte è protagonista di una stagione sicuramente positiva, confermandosi tra i migliori portieri italiani. Altrettanto è a dirsi per Simone Corona, valido estremo difensore della formazione sarzanese. Che nel caso dovesse aggiudicarsi questo trofeo vincerebbe il primo titolo della sua storia per quanto riguarda la categoria senior, ovviamente, visto che Sarzana ha trionfato più volte nelle categorie giovanili. Ancora qualche attimo di pazienza e poi sarà secondo tempo di questa finale di Federation Cup. Primo tempo 4-0 per i sarzanesi in virtù della doppietta di Sergio Festa e delle reti di Dolce e Borsi. Bassano ha avvicendato quindi il suo portiere schierando Davide Merlo per questo secondo tempo. Sarzana dovrebbe confermare il quintetto che ha iniziato il match con Sergio Festa, Francesco De Rinaldis, Andrea Deinite e Capitan Borsi. Davide Borsi per la precisione, Simone Corona a difendere i pali della formazione rossonera. Non al termine della regular season, mentre Bassano è arrivato quinto. La conclusione di Barbieri fa buona guardia a Simone Corona. La palla per effetto della respinta dell'estremo difensore ligure esce dalla pista, si riprenderà quindi con il possesso palla in favore di Bassano, che è sotto del punteggio 4-0. Per Sarzana al termine della prima frazione di gioco, attenzione ad Andrea Scuccato. Il servizio all'indietro per Canesso, la conclusione non particolarmente efficace e allora possesso per chi è in vantaggio, cioè Sarzana con il proprio capitano Davide Borsi a scambiare con Sergio Festa a ritmi abbastanza compassati della formazione ligure, che va ora alla conclusione con Sergio Festa. Si disimpegna bene Davide Merlo, fa su, para con il guanto sinistro la conclusione del mancino alle dipendenze della formazione allenata da Francesco Dolce. De Rinaldis, Deinite, palla persa da Sarzana, riconquistata subito da Deinite, però caparbiamente. Borsi ora dietro la porta di Bassano, all'indietro per Festa che ha spazio, carica il tiro, infatti ancora una volta Davide Merlo è attento. Il raddoppio di Bassano con Canesso che recupera sfera, viene affrontato da Deinite che e cade a terra, fallo di squadra in favore di Sandrigo, secondo fallo per Sarzana. Al termine
di questo secondo tempo della finale di Federation Cup 2017-2018. Riparte Bazzano con Andrea Scuccato a sfidare Andrea Deinite. Baggio, Barbieri, il taglio di Scuccato, il tentativo di assist, ha tentato di intervenire Mattia Baggio ma ha fatto buona guardia Davide Borsi. Riparte Sarzana, ritmi lenti ora, 23 minuti al termine. Borsi, dietro porta, ripiegamento difensivo della squadra di Barbieri, due sui pali e gli altri a marcare. La ripartenza ora di Bassano con Canesso, l'entrata in area di Canesso, scivola, finisce addosso a Simone Corona, fair play tra i due, fallo di squadra fischiato al difensore bassanese. Terzo fallo per Bassano, sotto nel punteggio 4-0. Sarzana assoluto padrone del match. Intercetta Scuccato, scivola e quindi commette infrazione. Ancora Sarzana in possesso, Borsi lo affronta Baggio, lo controlla anche Canesso. Servizio per Deinite, palla persa da Sarzana, i giocatori stanno scivolando spesso, è sicuramente l'effetto del caldo che rende particolarmente umida e scivolosa la pista. Allora Barbieri si libera bene di Festa, tenta una conclusione ma velleitaria nella circostanza. Riparte Sarzana con Deinite, l'assistenza per Borsi, ancora Borsi a liberarsi, la conclusione imperiosa. Non lascia scampo a Davide Merlo, 5-0 di Sarzana. Doppietta personale per Borsi, a suggellare una prestazione sicuramente di qualità, quella del capitano rossonero. E Sarzana che ormai sembra a meno di imprevisti aver messo proprio le mani su questa Federation Cup, anche se mancano 22 minuti alla fine. E stiamo parlando di uno sport che fa dell'imprevedibilità una delle sue caratteristiche. E allora Bassano che ci riprova e si vede fischiare però fallo di squadra commesso da Menon nella circostanza, secondo l'arbitro Fontana che sta dirigendo il match assieme al collega Brambilla, ausiliario Claudio Ferraro, ha detto al tavolo al conteggio dei 45 Luigi Luna. Deinite, si cercano e si trovano i giocatori di Sarzana, stanno veramente giocando a memoria. Attenzione, Deinite, l'assistenza per De Rinaldis, ottima trama offensiva anche questa, quella della squadra rossonera di mister Francesco Dolce, mentre mister Barbieri si sta accingendo a far entrare in pista Leonardo De Gerone, figlio di Mirko, allenatore del Trissino, aggregato da quest'anno la prima squadra giallorossa. Attenzione, buono l'intervento di Davide Merlo nella circostanza. Riparte Bassano, Barbieri con Scuccato a combinare. Canesso, buona l'iniziativa di Canesso, guadagna un fallo di squadra. 21 al termine. Quindi c'è l'avvicendamento che avevamo preannunciato. In pista Leonardo De Gerone a dare il cambio ad Elia Canesso. 21-02 al termine dell'incontro. 5-0 per Sarzana, padrone assoluta del match. Barbieri a scambiare con Menon. Bassano non riesce nemmeno a produrre un'accelerazione che potrebbe mettere in difficoltà una difesa esperta ma compassata come quella ligure, e invece siamo al limite dei 45 e la conclusione di Scuccato. C'è un po' di frustrazione nelle fila bassanesi e allora siamo dall'altra parte con Deinite, l'assist per De Rinaldis, la conclusione, fa buona guardia
Fa buona guardia Davide Merlo, dall'altra parte ora cerca di prodursi in azione personale Nicolas Barbieri, perde sfera per l'intervento di Deinite. Allora Saggio Festa all'indietro per Borsi, da finta di tiro di Borsi che riparte da dietro, lo scambio con Deinite a centrocampo, il passaggio all'indietro per Francesco De Rinaldis, Festa, Borsi, impreciso il passaggio di Scuccato, non raggiunge Leonardo Di Gerone. 19 minuti al termine, Salzano in controllo della partita, Bassano che deve fare qualcosa di più per trovare un gol che potrebbe rinfrancare il morale dei giocatori di Massimo Barbieri. Che hanno prodotto il massimo sforzo verso la fine del primo tempo, ma venendo inesorabilmente puniti con la doppietta di Dolce e Borsi, che ha messo a riposo le squadre sul 4-0, e lì la partita è diventata una montagna da scalare per Bassano, che comunque ora ci prova con Andrea Scuccato. Buono l'ingresso in area di Scuccato, tenta di sorprendere il rasoterra Corona che non si fa ingannare. E allora siamo di nuovo al tentativo di conclusione con Barbieri. La palla colpisce Andrea Scuccato che si ferma, fa segno che è tutto a posto con gli avversari che si stavano singerando delle sue condizioni. Fair play quindi in pista. Festa a chiamare uno schema. De Rinaldis, Borsi. Giro a 3 della formazione ligure. Scambia in sicurezza. Passaggi di prima, una treccia tra i giocatori di Francesco Dolce, attenzione, cade a terra Nicolas Barbieri, credo che incida anche la scivolosità della pista per il caldo e l'umidità. ...18 minuti e 24 al termine, Salzana avanti 5-0... Barbieri è costretto a lasciare il campo per questo leggero infortunio, speriamo nulla di grave. Tra l'altro è un giocatore che è aggregato alla Nazionale Senior, che sta iniziando la preparazione, che ha iniziato la preparazione per gli europei di La Corugna. A dargli il cambio Canesso. De Gerone che cavallerescamente restituisce sfera al Sarzana. Fair play tra le squadre in pista. 18 al termine. Sarzana ad orchestrare la manovra in sicurezza. Senza forzare, non ne ha bisogno. È avanti 5-0 nel punteggio. Borsi. Tentativo di assist per Deinite, ma fa buona guardia Davide Merlo. E allora siamo dall'altra parte con Menon, De Gerone, Canesso. Ancora Leonardo De Gerone, il tentativo di uno contro uno con Festa che non si fa sorprendere e riparte. Erano due mancini a sfidarsi. Bella questa combinazione offensiva di Salzana che non si chiude per un non nulla, lo scambio veloce ancora, il tentativo di assistenza di Festa per la deviazione volante di Borsi, il recupero palla di Deinite, altro errore e De Gerone che
caparbiamente recupera la sfera e va a subire un fallo di squadra. Buono l'impatto sulla sfida di Leonardo De Gerone per Bassano. Intanto il match si avvia ai primi 10 minuti di gioco della ripresa. La conclusione di Scuccato, che purtroppo per lui non trova la porta. Ripartenza Sarzana. Attenzione, la rete di Francesco De Rinaldis, 16 minuti e 43. L'azione tipica di Sarzana, la finta di tiro, lo scarico per il compagno, il tiro di prima di Francesco De Rinaldis, palla in rete. Nulla da fare per Davide Merlo. Sarzana avanti 6-0. E Federation Cup che ormai ha un padrone. Sembra proprio che questa sera il patron di Sarzana, cioè Maurizio Corona, festeggerà un momento importante, un primo titolo per la sua società. Possesso per Bassano, la conclusione di Canesso, la parata di Simone Corona, doppia parata nella decisione. e 15 al termine. Sarzana ha sbloccato il match dopo circa 8 minuti con Festa, raddoppiato, sempre con Festa al 12esimo. È arrivato, le marcature si sono allungate sul finire del primo tempo, una doppietta, prima Dolce, poi Borsi, a cavallo dal 23esimo e 24esimo del primo tempo, hanno scavato il solco. E poi le due reti in questa ripresa, prima di Borsi e poi di Francesco De Rinaldis, per il 6-0 parziale. Altra conclusione con tiro di prima di Sergio Festa. Bassano non riesce a trovare contromisure a questa impostazione. C'è un contrasto tra De Nite e De Gerone. Attenzione, Sarzana che gioca a memoria. Ancora la parata di Davide Merlo sulla conclusione a botta sicura di De Rinaldis. De Nite ora a scambiare dietro porta. Palla all'indietro, il passaggio è impreciso. Sergio Festa però va a recuperare. De Gerone non riesce a far su la sfera, ma non a commettere fallo, anzi no. L'irregolarità viene, secondo gli arbitri, commessa dagli avanti liguri e allora riparte Bassano, che nel frattempo fa uscire Filippo Menò e rientrare Nicolas Barbieri. Il tentativo di assist di Scuccato per Leonardo De Gerone non ha fortuna. Siamo dall'altra parte con Sergio Festa, Davide Borsi che si esibisce un dribbling passando la palla dietro la schiena. Riesce tutto al capitano sarzanese, dotato di assolutamente di ottima tecnica individuale. Dall'altra parte però Simone Canesso va a scontrarsi con Simone Corona, che per l'ennesima volta gli dice di no. Barbieri, il tiro è respinto dalla difesa sarzanese, 2 contro 1 di Sarzana. Borsi a disimpegnarsi, fa tempo a rientrare Barbieri e allora possesso per Bassano. Mancano poco più di 14 minuti al termine della sfida, la conclusione di Barbieri, ancora una volta la difesa sarzanese a dire di no. Siamo dall'altra parte con Borsi, la finta di tiro e lo scarico per Festa, questa volta si chiude bene la difesa bassanese e allora Leonardo De Gerone, il tentativo di tiro accompagnato, non trova la porta. Sulla palla vagante si avventa Barbieri, la fa sua per la formazione giallorossa. Sotto nel punteggio 6-0, il tiro da lontano, la parata di Simone Corona, il tentativo di assistenza per Nicolas Barbieri, ma è un'iniziativa che si è rivelata velleitaria. Bassano non riesce a trovare soluzioni di tiro efficaci. Ci prova ora Andrea Scuccato, ma davanti al muro rosso-nero dei quattro difensori schierati preferisce ripartire da Elia Canesso. La conclusione di Canesso, la parata di Corona. Sarzana quindi che assapora un successo meritato per quello che ha fatto vedere in questo torneo, in questa fase finale della Federation Cup. Impegno affrontato sicuramente al meglio dagli uomini di Francesco Dolce.
E allora Borsi, il capitano, doppietta per lui oggi in questa finale. Finora siamo a metà del secondo tempo, fallo di squadra fischiato a Deinite nel contrasto con Nicolas Valvieri. Non viene concesso il blu come speravano i tifosi bassanesi. Intanto Baggio, Canesso, Barbieri e De Gerone, questo è il quartetto di movimento della squadra di Massimo Barbieri, con Francesco Dolce che ha le viste una sostituzione. È necessario intanto pulire la pista. Operazioni di pulizia che stanno terminando. Vedete, intanto è pronto il palco d'onore per le premiazioni di rito. Presenti il consigliere federale Paolo Centomo, il presidente regionale Giorgio Grigolato e il coordinatore del settore tecnico Marcello Bulgarelli della Federazione Italiana Sport Rotellistici, che ha organizzato questa manifestazione alla prima edizione e che dovrebbe essere appannaggio del Sarzana, anche se ora c'è Bassano che con Leonardo De Gerone è andato a impensierire la difesa avversaria. Siamo però dall'altra parte con Francesco De Rinaldis che colpisce una traversa con un tiro perentorio, e mancino anche De Rinaldis. La conclusione ha preso la traversa, è uscita per fortuna di Davide Merlo, vicino alla settima marcatura sarzana. Deinite, Festa, Borsi, Deinite, Borsi, gioca a memoria Sarzana, nulla da fare per Bassano. Il cambio intanto, rientra Menon, esce De Gerone. Barbieri per Bassano, Baggio gli si avvicina, Barbieri preferisce andare indietro da Elia Canesso. Menon, Barbieri, Canesso, attenzione Menon, finta il tiro, perde sfera Canesso, riparte Sarzana con Borsi, fa buona guardia nella circostanza Merlo, ora Menon a sfidare De Rinaldis, si libera Menon, il contrasto con De Rinaldis, viene fischiato rigore dal signor Fontana, è caduto in aria dopo il contrasto con De Rinaldis, e allora Bassano ha l'occasione di mettere a segno il primo gol della sua finale dal dischetto Elia Canesso, numero 47. 10:58. La parata di Simone Corona che dice di no. Respinto il rigore. Punteggio sempre 6-0. Attenzione, la conclusione di Festa, la parata di Davide Merlo. Borsi, l'intervento difensivo di Menon, Baggio per Canesso. Che tenta di rifarsi ma non trova la porta. 10:20 al termine. Baggio a deviare il tentativo di assist per Deinite, pericolosamente nei pressi dell'area giallorossa. Ancora De Rinaldis a far su la sfera. L'alza e schiaccia di Deinite che prende la traversa.
Sarzana si permette di scherzare adesso con Bassano, attenzione, Menon non trova la porta, ha fatto buona guardia ancora una volta Simone Corona, che anche in questo caso è stato anche fortunato, ma non è solo la questione di fortuna, è veramente l'abilità di questo portiere che sta praticamente mettendo in ghiaccio il risultato, che vorrebbe terminare il match imbattuto, come è normale che sia. Ma intanto Menon, vediamo se riuscirà a dirgli di no. Menon va a subire un fallo di squadra, chiede all'arbitro Fontana se non poteva ravvisare gli estremi per una sanzione ben più importante, ma intanto Sarzana fa uscire Deinite e fa entrare a Mattia Rispogliati con il numero 84, giovane prodotto del vivaio locale dell'Olaio sarzanese. Baggio intanto alla conclusione, dice di no Simone Colonna. Sarzana avanti nel punteggio in sicurezza, 6-0, che non ammette repliche. Mentre Barbieri si accinge a far rientrare in pista Andrea Scuccato. Festa, Sarzana in controllo del match. Spogliati, Spogliati ancora. Canesso scivola, viene concessa punizione di prima per fallo da ultimo uomo di Rispogliati, e allora Bassano avrà un'altra opportunità per mettere a segno la prima rete del match, del suo match. Entra in pista Andrea Scuccato, esce Filippo Menon, sarà lui a tentare la trasformazione o Baggio, vediamo. Ci va Mattia Baggio. Le spiegazioni di rito dell'arbitro signor Fontana a Francesco Dolce. Mattia Baggio sul dischetto lungo, quello del tiro libero diretto. Baggio contro Corona, vediamo. Il palo a dire di no al numero 7 bassanese. Questa volta Corona sarebbe stato battuto, ma la conclusione del numero 7 bassanese si è stampata sul montante, e allora rimaniamo ancora sul 6-0 per Sarzana. 8 minuti al termine, poco più, attenzione, ancora Corona a dire di no al tentativo di Scuccato. Passaggio all'indietro per Nicolas Barbieri, Canesso, Canesso e Barbieri non si intendono, e allora c'è un'opportunità per Sergio Festa, che va a sua volta a colpire il palo. Riparte Canesso dall'altra parte, il match adesso si è ravvivato negli ultimi secondi. Barbieri, passando alla ricerca della prima marcatura di questa finale. Canesso, fallito un rigore e una punizione di prima dalla formazione di Barbieri, attenzione il tentativo da lontano di Barbieri con la deviazione provata da Mattia Baggio, palla fuori, Scuccato, la conclusione, ancora Corona a dire di no. Vuole concludere imbattuto l'estremo difensore ligure, come è normale che sia. 7 al termine, Sarzana a giocare sul velluto, Rispogliati a scambiare con Festa, ora Borsi, fa quello che vuole il capitano sarzanese, è ancora in possesso di sfera, ma alla fine caparbiamente si invola Scuccato, tenta di cunearsi nelle maglie della difesa sarzanese che dicono di no. E allora siamo dall'altra parte con Rispogliati verso Merlo, non tenta la conclusione, preferisce rifugiarsi da Capitan Borsi, che è sicuramente un atleta dotato di freddezza, tranquillità e controllo di palla invidiabili.
almeno tanto ha dimostrato in questo match. 6 minuti e 10 al termine della partita. Sazana che si avvia quindi a trionfare in questa prima edizione della Federation Cup. Scuccato, la conclusione di Scuccato, la deviazione per primo sulla sfera Capitan Borsi, tra i migliori dei suoi, forse i migliori, anche se è difficile trovare difetti in una formazione che sta vincendo 6-0 e che in questo caso ritorna in possesso palla per una incomprensione dei giocatori bassanesi. È subentrata sicuramente un po' di frustrazione tra le fila giallorosse, anche se ora c'è Canesso che si costruisce una buona occasione, fa ripartire Nicolas Barbieri. Il tentativo di conclusione viene murato dai parastinchi di Sergio Festa. Rispogliate la conclusione a botta sicura, dice di no Davide Merlo. Siamo dall'altra parte, il 2 contro 1 con Nicolas Barbieri che si fa soffiare sfera dai difensori sarzanesi. Siamo a 5 minuti dal termine. Sergio Festa, attenzione, ha tentato il sottogamba, non ha trovato la porta. Baggio per Bassano, Scuccato, Barbieri, Scuccato ancora, Barbieri, Baggio, Scuccato. Bassano tenta di costruire una trama organizzata. La conclusione di Scuccato non trova la porta, anche per l'opposizione dei difensori sarzanesi. All'indietro per Barbieri, allora la conclusione di Barbieri. Corona a dire di no, Baggio a servire Barbieri, sfortunato Bassano nella circostanza, abile invece qui Simone Corona a mantenere la posizione e a dire di no con il guanto sinistro. Perde poi sfera Barbieri per l'intervento di Borsi, ripartenza 3 contro 2. Il tentativo di assistenza per il tiro al volo di Festa che non riesce. Siamo a 4 minuti e 10 dal termine del match. Sarzana in vantaggio 6-0. Federation Cup che si appresta quindi ad essere assegnata alla formazione ligure. Con Francesco Dolce che ha le viste un secondo cambio, ha già fatto entrare il numero 84 Rispogliati, vedremo quale sarà la sua scelta. E vedremo chi uscirà nell'affidabilissimo quartetto di movimento del tecnico viareggino. Rispogliati, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Buono il gesto tecnico del portiere bassanese nella circostanza. 3 minuti e 55, l'entrata in pista di Antonio Bertollo, reduce dal secondo posto con la squadra Under 17 alle finali scudetto di Follonica, titolo che nella circostanza è stato vinto dalla squadra di casa. Mentre SPV Viareggio ha vinto il titolo Under 20, Follonica ha trionfato nella categoria Under 13 e Trissino si è imposto nella categoria Under 15, questo per quanto riguarda gli scudetti giovanili, edizione 2017-2018. Bassano in possesso, 3 minuti e 20 al termine dell'incontro, riparte con il suo atleta numero 58 De Scuccato, il tentativo di assistenza di Bertollo che non trova il compagno. Bassano trova un fallo però. È il settimo fallo commesso da Sarzana. Bassano ha avuto un paio di occasioni per segnare almeno un punto, non ci è riuscito, ha fallito un rigore e una punizione di prima. Sfortunato nell'occasione Mattia Baggio che aveva superato il portiere Corona, ma il palo ha fatto le veci per una volta dell'estremo difensore ligure. Buono l'intervento difensivo nella circostanza di Antonio Bertollo che ha impedito una conclusione all'ex di turno, cioè Sergio Festa. A scambiare ora con passaggi di prima i giocatori di Francesco Dolce. Scuccato a contendere il possesso a Borsi. Borsi che si destreggia e va a guadagnare un fallo di squadra. Il quinto di Bassano per la precisione, intanto c'era Rispogliati a un passo dal punto del 7-0. Ancora De Rinaldis a scambiare con
festa. Fasi confuse di gioco, si impossessa della sfera Elia Canesso, Barbieri per Bassano, attenzione, scuccato, la conclusione e il punto del 6-1 lo segna il giocatore che ha fatto meglio dal punto di vista offensivo in queste giornate, cioè Andrea Scuccato per Bassano. 2:05, a corsa le distanze Andrea Scuccato, pare proprio il punto della bandiera, vedremo. 6-1. E intanto è entrato Pauletta con il numero 20 al posto di De Rinaldis nelle file di Sarzana, anzi no, al posto di, di Rispogliati. Attenzione, tentativo di alza e schiaccia di Barbieri, siamo ai titoli di coda di questa prima edizione della Federation Cup, se la giudica Sarzana. Allora a 1:33 dal termine sta conducendo 6-1. Complimenti allora alla formazione di Francesco Dolce, giocatore e allenatore, Simone Corona, Andrea Deinite, Francesco Dolce, Sergio Festa, Davide Borsi, Emanuele Pauletta, Antonio Zanfardino, Mattia Rispogliati, Francesco De Rinaldis e Alessio Bianchi. Sono i giocatori che si sono aggiudicati questa prima edizione della Federation Cup 2017-2018. Ottima l'azione di De Rinaldis che tentava di trovare la sua doppietta personale. Le doppiette nella circostanza sono state segnate dai suoi compagni di squadra Sergio Festa e Davide Borsi. Attenzione, c'è la tripletta per Davide Borsi a 42 secondi dal termine, a suggellare una prestazione sicuramente encomiabile, quella del capitano sarzanese. E ora c'è una Dolce che dà spazio a un altro elemento del vivaio rossonero. Si tratta di Antonio Zanfardino. 7-1. Il punteggio che dovrebbe essere quello finale, vediamo. Attenzione, Elia Canesso cerca di trovare un'altra conclusione, non ci riesce. Titoli di coda allora. Bassano sconfitto in finale, Sarzana al trionfo, il primo titolo, se non ci sbagliamo, nella categoria senior per la squadra del patron Maurizio Corona. Fallo di Canesso intanto, mentre si sta già avviando Paolo Centuomo, il consigliere federale, con i trofei di rito. Sarzana a tenere palla e a suggellare la conquista della Federation Cup. Titolo meritatamente aggiudicato all'Hockey Sarzana, che vince per 7-1 in virtù delle doppiette di Sergio Festa, della doppietta di Sergio Festa, della tripletta di Davide Borsi e delle reti di De Rinaldis e Dolce per il Bassano.